Confartigianato Imprese Lecco ha deciso di sostenere questa iniziativa chiamata Carta Manent in corso a Lavello per promuovere proprio l'artigianato legato al mondo della carta. Vogliamo sottolineare soprattutto quello che può essere un discorso di avvicinamento e di legame sempre più stretto con il territorio, tra associazioni di categoria, associazioni di impresa, la scuola, le scuole e quello che è anche un paesaggio così coinvolgente come appunto quello del Monastero del Lavello. Per fare questo ci siamo organizzati, abbiamo recuperato la collaborazione del maestro Sandro Tiberi, maestro cartaio di Fabriano, che si è prestato a venire appunto a mettere in movimento questo laboratorio per la produzione a mano della carta. Carta Manent è un progetto che vuole coniugare l'artigianato e l'industria. Praticamente dare la possibilità agli alunni del Medardo Rosso che prenderanno parte in questi giorni a questo laboratorio di vedere la formazione di un foglio di carta e quindi farlo proprio loro, fisicamente realizzare il foglio di carta, personalizzarlo, dopodiché lo rilegano con tecniche di rilegatura che insegnerà loro Valentino Riva su un cartoncino prodotto dalla cartiera dell'Adda, un cartoncino completamente riciclato. E quindi ecco, c'è questo connubio indispensabile tra l'artigianato e l'industria che si legano insieme. Il segreto, ragazzi, è lavorate sempre con il modulo in piano. Allora, Emanuele, mani al centro, un po' più avanti. Lo senti equilibrato? Ok, andiamo. Molto a posto quasi. Ok, in avanti anche, bravo, sempre in piano. Abbiamo fatto una bellissima esperienza. Prima abbiamo fatto una parte teorica che ci ha richiesto 2 ore, quindi abbiamo scoperto come è composta la carta, la storia e anche, come dicevo prima, la composizione della carta. Poi siamo passati qua nel laboratorio, all'interno della struttura, questa meravigliosa struttura del Lavello, e abbiamo cominciato invece a vedere le tecniche di fabbricazione, non solo le tecniche classiche, ma anche delle tecniche creative. Beh, aziende importanti sono sicuramente il contributo della cartiera dell'Adda che si è resa disponibile a sostenere questo nostro progetto, questa nostra iniziativa. Poi Valentino Riva, sì, anche lui nostro associato. Con l'Istituto Liceo Artistico abbiamo già da tempo una collaborazione anche su altri progetti. L'obiettivo è quello di continuare a consolidare il rapporto con i ragazzi, facendogli conoscere sempre di più il mondo dell'artigianato.